Grazie a queste partite siamo riusciti a capire dove dobbiamo migliorare e dove invece siamo a posto. E tutti i giorni mi sento con il mister, abbiamo un rapporto di collaborazione in toto, quindi ognuno dice la sua per far sì che possiamo essere competitivi su tutti i fronti. All'inizio sapevamo che eravamo partiti piuttosto in ritardo rispetto ai nostri competitor, però alla fine, grazie comunque agli allenamenti che noi effettuiamo a Bucchianico e soprattutto grazie al campo che abbiamo messo a disposizione per questi amichevoli, stiamo migliorando e stiamo capendo quali sono, diciamo, le pecche della squadra. Quindi sono felicissimo per come stiamo andando, sono felice anche per il pubblico che ci sta seguendo ogni partita. E mi aspetto un inizio di stagione positivo. Stiamo lavorando per portare almeno 2 o 3 giocatori per completare la rosa. Non mi va di dire nomi, posso dire che sicuramente dobbiamo puntiamo a prendere degli esterni, perché sugli esterni abbiamo dei giocatori, però secondo me manca qualcosa per essere, diciamo, completi. Magari se un giocatore non c'è, la stessa cosa penso sul fronte delle mezzali, anche se sono contentissimo dei giocatori che ho attualmente, quindi ci muoviamo sul mercato per tappare quei piccoli buchi che mancano sicuramente. Quindi un esterno over, una mezzala under. Una mezzala under, sì, stiamo cercando, il nostro DS è al lavoro per questo, anche io sono in contatto con dei giocatori importanti. Dobbiamo capire perché comunque questi giocatori preferirebbero giocare in Lega Pro, quindi se non si muove niente in Lega Pro comunque noi li chiudiamo sicuramente, quindi tutto dipende un po' se trovano mercato in Lega Pro o meno. Quindi noi dobbiamo fare, il nostro obiettivo è la salvezza, dobbiamo stare con i piedi per terra. A dicembre facciamo un mini campionato fino a dicembre. A dicembre vediamo dove stiamo. Ci giochiamo quello che ci dobbiamo giocare. Ho sempre detto che questa squadra ha una grande dote che è quella della disponibilità al lavoro e questo ci rende ancora più fieri di quello che è stato fatto fino adesso, sia da parte della società che da parte dei ragazzi, soprattutto con l'abnegazione che hanno veramente mi hanno sorpreso positivamente e questo ci dà la forza per comunque credere di poter crescere. È una squadra che ha margini ancora importanti. Siamo solamente all'inizio veramente, perché anche oggi la dimostra il fatto che i primi minuti un po' di affanno si è notato, poi man mano si sono sciolti, sono andati meglio, ma sono frutto e figlio di quello che stanno facendo, perché abbiamo da recuperare del terreno perduto e vi dico la verità, dal 12 agosto a oggi, dal 12 agosto a oggi non hanno avuto nemmeno una mezza giornata di riposo. In più ci mettiamo i 9 giorni di ritiro, quindi domani sarà il loro primo giorno libero vero e questo la dice lunga su quello che è il sacrificio che la squadra sta facendo e quello che ci sta mettendo per crescere di giorno dopo giorno. Il Chieti deve guardare al Chieti, il Chieti guarda quello che sta facendo durante questa fase, giorno dopo giorno, partita dopo partita. Il nostro obiettivo è quello di crescere, migliorare e rendere utile quello che è il lavoro che stiamo facendo al contesto Chieti stesso.